In vista delle Olimpiadi che si terranno a Tokyo, questa mattina il sindaco Coppola ha portato il saluto della città di Agropoli ed un piccolo omaggio agli atleti della nazionale italiana di atletica leggera, del Trentino Alto Adige e della Toscana, che dallo scorso 8 gennaio si stanno allenando sulla pista di atletica Pietro Mennea. Ma è stato un vero piacere ospitare gli allenamenti di queste società importanti che tra l'altro hanno loro organizzazione atleti che parteciperanno alle future Olimpiadi, quindi ci piaceva immaginare che sulla pista di Agropoli Pietro Mennea abbiamo dato anche noi su questa pista, con questa pista un contributo, chi lo sa, a che un atleta che si è allenato qui in questo periodo possa, diciamo, portare chi lo sa, una medaglia all'Italia in futuro. Sarebbe bello pensare a una cosa del genere, quindi noi abbiamo dato il nostro contributo. La pista naturalmente è il luogo dove si svolgono le gare, è chiaro, però anche gli allenamenti abbiamo imparato ad avere una grandissima importanza e questo ci ha fatto piacere seguire gli atleti mentre si allenavano. Abbiamo imparato anche noi dei piccoli segreti, delle cose belle anche da vivere. Tutti gli atleti di caratura nazionale e internazionale scelgono quasi tutti la nostra pista per, diciamo, abbiamo ricevuto tanti complimenti e siamo orgogliosi di questo e noi speriamo che questi allenamenti portino a dei risultati anche in termini di medaglia per, diciamo, la nostra nazione Italia. È un onore qui ospitare il raduno della nazionale, diciamo, di alcuni dei migliori mezzofondisti italiani ad Agropoli ormai dall'8 di gennaio, e queste cose si possono fare se c'è la combinazione di intenti, il voler andare nella stessa direzione da parte di associazione, struttura e quindi amministrazione. È un bel puzzle che va a completarsi, perché l'aspetto tecnico è sempre, da sempre, un nostro punto forte da dover far crescere, e con questo raduno sicuramente riusciamo a portare a casa un po' di esperienza, un po' di modus operandi del dietro le quinte di questo binomio imprescindibile che è l'atleta tecnico. E nella speranza di Tokyo 2020, nella speranza che anche ragazzi cilentani in futuro possano calcare strade verso le Olimpiadi, perché no, immaginare una preparazione in loco e non da qualche altra parte con un super CPO cilento, che è un sogno che ho nel cassetto. Sono Johannes Chiappinelli, un ragazzo della Nazionale Italiana e sono qua in raduno ad Agropoli col gruppo della Nazionale. Siamo qua dall'8 gennaio e ci stiamo allenando molto bene, ci siamo trovati veramente bene, un posto per allenarsi ideale, e anche come clima comunque a gennaio, essendo nel resto d'Italia un pochino più freddo, abbiamo deciso di venire qua e appunto climaticamente ci siamo trovati bene, percorsi per correre ce n'erano e quindi siamo rimasti veramente soddisfatti di questa scelta. Agropoli è una bella città, abbiamo fatto un giretto in centro, diciamo, e poi comunque, come dicevo, i percorsi, la cosa importante per noi che c'erano i percorsi per correre e tutto, quindi soddisfattissimi della scelta. Sono Ivan Crippa e sono qua al ritiro con la nazionale di atletica leggera qua ad Agropoli. Ci siamo trovati molto bene, e sia, diciamo, col campo che con i percorsi che ci sono fuori in pineta, le ciclabili. E stiamo svolgendo, diciamo, un mese di lavoro intenso e adesso vediamo quando torniamo. Cerchiamo di trovare qualche gara per mettere in atto tutto quello che si fa. Abbiamo colto questa occasione perché nel 2018 qui sono stati organizzati in maniera egregia i campionati italiani junior promesse, per cui quasi 2000 atleti in gara, e ho potuto constatare l'ottima qualità della pista. E in questo periodo di pandemia ogni crisi si può cogliere un'opportunità, e noi generalmente in questo periodo come gruppo della nazionale andavamo a correre, ad allenarsi in Portogallo per trovare un clima più accettabile, più mite, ci sono delle buone strutture, e tutto il discorso della pandemia, voli e tutto quanto, abbiamo optato per Agropoli perché così potevamo venire in macchina senza prendere dei voli e avere una buona autonomia. C'è un'ottima pista, 8 corsie con una buona qualità della gomma, e c'è tutta la pianura del Sele che comunque si
conforma ai nostri tipi di allenamenti, perché possiamo comunque allenarci, fare tanti chilometri in questo periodo invernale senza sovraccaricare troppo, e abbiamo optato per venire qui. Spero e penso che possa essere un'opportunità per tutti, affinché questa comunità possa ulteriormente crescere e per poi dare continuità a questi tipi di attività, perché vedo che ci sono tante potenzialità, tra cui la prima potenzialità forse è proprio l'accoglienza che ci state dando e il calore. E di questo ne sono molto orgoglioso e fiero, perché i miei genitori sono cilentani, sono di Montano Antiglia, e fondamentalmente mi fa piacere restituire quello che ho ricevuto quando ero veramente bimbo.